tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Giocoleria, trucca bimbi, animazioni, intrattenimento musicale e spettacolo del fuoco a fare da cornice al mercatino di Natale di Zavattarello. Oltre 40 bancarelle con prodotti tipici dell'Oltrepò pavese e non solo, tra artigianato, hobbistica ed oggettistica. Questo mercatino natalizio è nato per appunto incentivare la vendita dei prodotti locali, in modo particolare il miele, i funghi e i salumi nostrani, e in questo modo l'amministrazione e la Proloco si impegnano a dar visibilità alle numerose eccellenze culinarie che offre il nostro territorio. Oggi sta andando bene, per fortuna abbiamo beccato l'unica giornata della settimana col sole. Ci siamo messi a girare il territorio e abbiamo scoperto che esso offre parecchie eccellenze dal punto di vista enogastronomico, e quindi abbiamo cominciato a contattarli e a proporli nelle sagre locali. Ecco, è una sorta di più produttori che forniscono dal vino alla birra artigianale a salumi e formaggi. Noi li proponiamo con una trasparenza totale, ecco, si possono, diciamo, i cittadini possono tranquillamente passeggiando assaggiare il prodotto, capire da dove viene e, se all'occorrenza, poterlo anche andare a trovare sul posto stesso, ecco, perché sono prodotti che si trovano tranquillamente con la stessa con lo stesso prezzo nel posto di produzione. Sono prodotti che non si trovano nella grande distribuzione, perché difficilmente arrivano nei banchi, e soprattutto hanno delle qualità a livello anche di palato e di olfatto particolari, e istruiscono il visitatore. Proprio uno che assaggia questo tipo di formaggi è in grado poi di confrontarli con quello che trova in giro. Arrivo dalla provincia di Alessandria, a circa 100 km da qua, proprio vicino. E, io faccio tutte cose a mano, sciarpe, poncio, nel caso natalizio, cosine oggettistica natalizia, presepini che fa mio marito, al momento non ce ne più, però c'erano, e una mia passione. Diciamo che è un hobby, e comunque se guadagno qualcosina, visto che non lavoro, ci sta. Io ho iniziato a lavorare ai ferri all'Uncinetto che avevo forse 15 anni, forse anche meno, 12. È una passione, quindi mi piace, mi distoglie. Mi fa piacere comunque anche comunicare molto con la gente, sono cose, cioè mi è proprio entrata dentro questa cosa. Mi manca se non ci sono feste, mi mancano, però non faccio livello di mercati eccetera, perché io sono un hobbista. Semplicemente un hobbista. Sono cose che faccio io come voglio io, nel senso, poi se ho un ordine, se mi chiedono, cerco di realizzare il meglio possibile. Ho fatto tantissime bomboniere, tutte con l'uncinetto, il filato, mi sono trovata bene, i clienti sono contenti, quindi a me piace questa cosa, cioè la clientela soddisfatta vuol dire tanto. Thank you.
Thank you.